come va? Ciao, tutto bene. Mari, hai assaggiato le arance? Sì, le ho comprate ieri. Buoni, vero? Buongiorno. Sì, sono io. Grazie. Certo. Tesoro, mi hanno appena chiamato dalla scuola. Il dirigente ha detto che hai vinto la borsa di studio in Italia. Ma quanto sei bravo alla mamma tua. Veramente? Sì. Dove vado? In Sicilia. In Sicilia? Non ci sono mai stato. C'è tanto da vedere però. Vedrai che ti piacerà. La Sicilia è una bella e più bella isola in Italia. La più grande isola del Mediterraneo. È separata dall'Italia, dalla Calabria e dal resto della penisola dalla Stretta di Messina. La popolazione è di circa 5 milioni di abitanti. I capoluoghi della provincia sono Palermo, Agrigento, Catania, Enna, Siracusa e Messina. La vicendarsi di molteplici civiltà, greci, romani, normanni, ha arricchito la Sicilia di insediamenti urbani, di monumenti di vestigi del passato che fanno della regione un luogo ricco di capolavori artistici. Capitolo a parte dell'Italetna, il vulcano attivo più alto in Europa. Capace di regalare spettacoli naturali sempre diversi. Incantevoli anche le coste. Adesso siamo in centro di Palermo. Palermo è una città un po' caotica per chi ci vive mai senza, dove è piena di cultura e di storia. Andiamo, ragazzi. Palermo sembra una bella città. Palazzi antichi, teatri eleganti, пальмо, negozi interessanti e gente molto simpatica. Ma dove sono? Ma erano qua quasi 2 minuti fa. Che cosa faccio io adesso, Palermo, da solo? Ho un'idea. L'anno scorso ho conosciuto una ragazza molto simpatica. E lei di Palermo. Lei mi aiuterà. Ciao! A Palermo c'è tanto da vedere e da fare. Prima andiamo a visitare il Palazzo dei Normanni. Dopo visiteremo il Teatro Massimo. Se non li troveremo là, faremo la merenda in un bar vicino al mercato. E alla fine visiteremo la Cattedrale di Palermo. Non perdiamo il tempo. Dai, andiamo. Ecco, il Palazzo dei Normanni. La residenza di Re Ruggero II, il fondatore del Regno Sicilia, indipendente e di Federico II, il Re di Sicilia. Forza, entriamo! Oggi l'ingresso è libero. Gli arabi hanno costruito questo bellissimo palazzo intorno al X secolo. Adesso siamo in una cappella palatina, tutta decorata con dei mosaici bizantini, fu costruita nel Re Ruggero di Sicilia. Bellissimo, ma i ragazzi qui non li trovo. Tranquilla, la prossima fermata è il Teatro Massimo, è il terzo teatro più grande d'Europa. Guarda, quanto bella! Perfetto! Sento la musica e l'orchestra del teatro fa la prova per la opera Turandot di Puccini con la trussa gruppa AEF+C. Che bella! Andiamo al bar, prendiamo un caffè con un dolce tipico siciliano. Per esempio, mi sono innamorata dei cannoli siciliani. Buonissimo! Adesso andiamo a visitare la Cattedrale di Palermo. Passiamo per il mercato? Sì. Mi piace venire oggi tanto al mercato del capo. La bancarella sono piena di frutta, verdura, pesce e carne. Allora, adesso entriamo subito. Ecco, la Cattedrale di Palermo fu costruita nel 1185. Sembra una maschera. Brava, era in origine una maschera. Eccoli! Ciao, ciao. Grazie! Che bella città di Palermo!